Buongiorno ragazzi, siamo arrivati all'esercitazione numero 10, l'ultima esercitazione di questo corso, che spero sia stato interessante per voi, per introdurre la programmazione con un linguaggio come Python. Vediamo in dettaglio gli esercizi, di oggi. Andiamo avanti qua. Allora, primo esercizio, scrivere una funzione punta archi che prende in ingresso un grafo orientato G. I cui metodi della classe graph sono descritti nell'interfaccia, nella figura 1, e restituisce il numero totale degli archi del grafo. I nodi del grafo hanno etichette intere rappresentate in formato stringa. Ad esempio, se il grafo fosse quello in figura sotto, la funzione dovrebbe restituire 7. Qui è rappresentato un digrafo e dobbiamo restituire il numero totale degli archi, che è 7. Andiamo a vedere l'interfaccia della classe grafo. La classe grafo, eccola qua l'interfaccia, ha tre metodi: quello di inizializzazione, init, che inizializza un oggetto di classe graph; getVertex, che, dato un identificatore v, che è l'etichetta di un nodo, restituisce il riferimento all'oggetto vertex corrispondente, all'oggetto vertex corrispondente se il vertice esiste, altrimenti restituisce none. Poi c'è il metodo getVertices, che restituisce una lista contenente l'identificatore dei vertici. E poi ci sono altri metodi utili all'esercitazione. I grafi, qui c'è anche un'altra suggerimento, insomma un'altra nota. I grafi sono rappresentati in file txt ed ogni riga rappresenta un arco del nodo di partenza, primo valore, e al nodo d'arrivo, secondo valore, separati da uno spazio. Lo studente inoltre non si deve preoccupare di leggere il file txt e generare il grafo, perché questa operazione viene effettuata automaticamente da vari file test esercizio, come succedeva con l'esercitazione sugli alberi. Qui abbiamo anche l'interfaccia della classe Vertex, quindi abbiamo due classi, la classe grafo e la classe Vertex. La classe Vertex qui ha 4 metodi. Il primo metodo sempre di inizializzazione, che inizializza un oggetto di classe vertex dato l'identificatore del vertice, che è una stringa. Poi c'è il metodo getId, che restituisce l'identificatore del vertice in cui mi trovo, cioè di questo vertice, relativo all'oggetto self. Poi il metodo getConnection, che restituisce una lista contenente gli identificatori dei vertici vicino al vertice corrente. Cioè, esiste un arco dal vertice corrente al vertice vicino. La lista contenente gli identificatori sono in formato stringa. Poi c'è il metodo getWeight, che restituisce il peso dell'arco tra questo vertice e il vertice avente identificatore NBR, che è passato come parametro al metodo. Poi ci sono altri metodi utili. I vertici sono rappresentati come oggetti della classe vertex, descritta nel file vertice.py, che vediamo, la quale implementa tra gli altri i metodi descritti dall'interfaccia sopra. Ok, quindi l'esercizio 1 l'abbiamo letto, e anche le interfacce utili all'esercitazione di oggi. Esercizio 2, dice di scrivere una funzione max in degree che prende in ingresso un grafo orientato G, i cui metodi della classe graph sono descritti sempre nell'interfaccia che abbiamo letto adesso, nella figura 1, e restituisce una tupla avente come primo elemento l'etichetta del nodo con massimo grado entrante, e
e come secondo elemento il massimo grado entrante. È garantito che non esistono nodi aventi massimo grado entrante uguale. I nodi del grafo hanno etichette intere rappresentate in formato stringa. Ad esempio, se il grafo fosse sempre quello in figura 1 che abbiamo visto per l'esercizio 1, la funzione dovrebbe restituire 2 e 3. Perché dobbiamo stampare l'etichetta del nodo con massimo grado entrante, quindi l'etichetta del nodo 2, e poi il massimo grado entrante come numero, che è 3, questo, questo e questo. Questi tre archi entranti sul nodo 2. Ok, esercizio 3. Scrivere una funzione somma vicini che prende in ingresso un grafo orientato G. I metodi sono sempre descritti nell'interfaccia della classe graph. Quindi prende in ingresso il grafo orientato G, un'etichetta U di un nodo del grafo G e restituisce la somma delle etichette dei nodi che hanno U come vicino. I nodi del grafo hanno etichette intere rappresentate in formato stringa. Se U assume un valore non presente nei nodi del grafo, la funzione deve restituire non. Ad esempio, se il grafo fosse sempre quello in figura 1 e se U fosse il nodo 2, la funzione dovrebbe restituire 10, che è la somma di 1, 4 e 5. Se U invece fosse il nodo 1, la funzione dovrebbe restituire 0. Nessun nodo ha 1 come vicino. Ok. Esercizio 4. Scrivere una funzione con catena raggiungibili che prende in ingresso un grafo orientato G, un'etichetta U di un nodo del grafo G e restituisce la concatenazione in ordine crescente delle etichette dei nodi raggiungibili dal nodo avente etichetta U. I nodi del grafo hanno etichette intere rappresentate in formato stringa. Si assuma che ogni nodo sia sempre raggiungibile da se stesso. Se U assume un valore non presente nei nodi del grafo, la funzione deve restituire non. Ad esempio, se il grafo fosse quello in figura 1 e se U fosse il nodo 5, la funzione dovrebbe restituire 2, 3, 4 e 5. Quindi la concatenazione in ordine crescente delle etichette dei nodi raggiungibili dal nodo avente etichetta U in formato stringa. Esercizio 5. Scrivere una funzione from Contea Beggins to Monte Fato, che prende in ingresso un grafo orientato G, i cui nodi rappresentano i principali luoghi della famosa trilogia fantasy del Signore degli Anelli, e stabilisce l'esistenza di un determinato percorso specificato come segue. Padron Frodo, un hobbit della Contea Beggins, deve salvare la Terra di mezzo dall'oscuro signore Sauron. Per farlo è impegnato in una difficile missione il cui scopo è gettare l'unico anello dell'oscuro signore direttamente nelle fauci del Monte Fato. Qui ho fatto un piccolo riassunto del Signore degli Anelli per rendere tutto molto più simpatico. La funzione dovrà restituire true se esiste un percorso che porta Padron Frodo dal nodo con etichetta Contea Beggins al nodo con etichetta Monte Fato, false altrimenti. Quindi la domanda è: ce la farà il nostro eroe ad arrivare alle pendici del Monte Fato e salvare la Terra di Mezzo? Sta a voi verificarlo risolvendo questo esercizio. Il grafo, in particolare il digrafo rappresentante una porzione della Terra di Mezzo, è questa, quella che dovete utilizzare per risolvere questo problema, per vedere se c'è un percorso che dà il nodo Contea Beggins arriva al nodo Monte Fato. Andiamo. A vedere, poi ci sono
L'esercitazione di oggi consiste di 5 esercizi, poi ci sono 6, l'esercizio 6, l'esercizio 7, l'esercizio 8 che potete risolvere in maniera autonoma. Chiaramente se avete dei problemi e delle domande potete porcele durante queste 3 ore di esercitazione, sempre tramite i link che trovate sul Google Sheet, altrimenti potete usare Piazza come al solito. Quindi buona esercitazione, buon lavoro a tutti.